Giovanni Lanzala, co-driver siciliano, torna sulla Renault Clio Rally 5 curata da NDM Tecno dopo la grande performance al Rally Elba dello scorso aprile, sua prima gara dell'anno, e dal marca trevigiana traccia un solco profondo che indica chi è il dominatore del monomarca francese in questo 2022. NDM Tecno lo supporta e lo fa con la Clio Rally 5 che la Factory di Bassarosa appronta in modo certosino, sperando in un'altra esaltante vittoria come all'Elba, prova tricolore di apertura del CIRA, il campionato italiano rally asfalto. Il 24enne Lanzalaco, portacolori del Team Phoenix, oltre alla vittoria firmata a Renault, all'Elba ha incamerato anche la seconda posizione tra le vetture a due ruote motrici. Ma nella gara trevigiana lo attendeva un impegno di spessore, poiché erano 9 le Clio Rally 5 al via del secondo appuntamento della stagione per il Clio Trophy Italia, una nutrita schiera di competitor che rendeva assai impegnativo e difficoltoso l'impegno della coppia siciliana. Ma tant'è. E dopo la gara trevigiana, terzo round del CIRA 2022, è ancora Lanzala col comando del Clio Trophy e consolida la posizione di leader avendo vinto la speciale classifica davanti a Scalzotto per 19 secondi. Unico pilota ad aver contenuto il distacco in termini minimi, poiché dal terzo in poi, Schileo, i crono segnano score superiori al minuto, col pilota di Winners Rally Team risalito in terza posizione dalla nona che occupava a fine della prima speciale. Ferrari, Rao e Lorenzato, quarto, quinto e sesto al traguardo nel trofeo della casa francese, segnano infatti ritardi compresi tra i 60 e gli 82 secondi, mentre si sale a 109 secondi per Savio, che è settimo, a 161 per Sentinelli, che è ottavo, fino agli oltre 4 minuti e mezzo di Pirola, ultimo delle 9 Clio alla partenza e giunte tutte al traguardo di Conegliano a fine gara. Una netta dimostrazione di forza al successo di Lanzalaco, un dominio per grinta e volontà, come ci spiegano le parole di Leonardo Bertolucci, titolare di NDM Tecno. Quest'anno la nostra struttura sta puntando su Giovanni Lanzalaco, un giovane siciliano, 24 anni, che noi reputiamo veramente su ogni punto di vista. Un ragazzo veramente con talento, grandi doti velocistiche, molto intelligente per quanto riguarda la gestione della gara, la gestione della macchina, delle gomme, veramente una grande scoperta. Abbiamo iniziato a lavorare con Giovanni lo scorso anno e quest'anno l'impegno sarà per tutto il Clio Trophy. Ha dimostrato di essere veramente un giovane di talento, vincendo le prime due gare di trofeo, Clio Italian Trophy. La prima è stata il Rally dell'Elba, dove gara nuova per tutti i trofeisti, ha vinto tutte le prove. Su Almarca, gara molto complicata, molto difficile per Giovanni, strade veramente nuovissime, ha fatto un ottimo lavoro, vincendo sia il trofeo che la classe, lottando comunque con piloti di spessore come Di Antoni che fa il CIRA Junior, quindi noi siamo felicissimi. Adesso il prossimo appuntamento sarà il Rally della Lana e cercheremo di mantenere la testa del campionato. Il Clio Trophy Italia tornerà in occasione del 35esimo Rally della Lana, in programma il 29-30 luglio, con NDM Tecno pronta a difendere all'attacco la sua posizione di leader. La classifica del Clio Trophy Italia dopo due gare vede al primo posto Lanzalaco con 73,1 punti, al secondo Scalzotto con 54, al terzo Ferrari con 40,4, che precede al quarto posto Schileo a 23, quinto Peloso a 17,6 e sesto Rao con 13,8 punti.